Salve, oggi facciamo la torta al caffè. È una torta semplicissima, non occorre nemmeno farcirla ed è buonissima. Occorrono 350 g di zucchero, 350 g di farina 00, 2 tazzine da caffè, 3 uova, una bustina di lievito e 200 g di margarina. E un pizzico di sale. Prepariamoci una teglia di 24 cm. Per prima cosa andiamo ad accenderci il forno a 180 gradi. Iniziamo. Allora, mettiamo la margarina liquefatta e fredda e lo zucchero. Adesso li andiamo a dare una prima mescolata con lo sbattitore, proprio tanto per mescolare i due ingredienti. Poi andiamo a metterci 3 uova, un pizzico di sale. Abbiamo messo la margarina e lo zucchero, l'abbiamo fatta montare per un pochettino e adesso abbiamo aggiunto le 3 uova e un pizzico di sale. Così lo dobbiamo fare montare per almeno 5 minuti, non di meno, anzi se di più sì, meno no. A dopo. Eccoci dopo 5 minuti di aver montato le uova con la margarina e lo zucchero. E aggiungiamo come al solito piano piano la farina. A questo punto aggiungiamo, dopo aver amalgamato bene la farina, aggiungiamo il lievito, sempre setacciato. E amalgamiamo bene. Dopo aver messo il lievito, aggiungiamo i 2 caffè. Adesso versiamo nella teglia imburrata e infarinata. E cuocete per 30 minuti al forno già caldo a 180 gradi. A dopo. Eccoci qua. Ci sono voluti più di 30 minuti, però è bella cotta. I 3 buchini sono quelli che faccio io per solito per vedere se è cotta con lo stecchino. La tiriamo fuori come disegnino. Decoriamo con lo stencil. Togliamo. E buon appetito!